Mi avete chiesto di parlare della discesa in campo del Codacons e io ve ne parlo. Come noto, dal 1994 in poi, quando si parla di discesa in campo, ci si riferisce al passaggio di un soggetto da una realtà, che può essere quella imprenditoriale o sociale, a quella politica. Normalmente questo termine è stato coniato da Silvio Berlusconi. Nel 1994 ha deciso di dedicarsi anche alla politica e ha deciso di farlo nella maniera più caciarona e ipercafona possibile. Sappiamo tutti quanti, infatti, che all'epoca creò anche un partito, Forza Italia, e semplicemente partecipò alle elezioni politiche. Forte dell'appoggio di Mediaset, non ebbe difficoltà a imporsi. Il Codacons invece opta per un approccio stealth, estremamente furtivo. Invece di esporsi in prima linea, ha iniziato a mandare comunicazioni probabilmente a ogni candidato sindaco. Noi sappiamo che l'ha fatto perché Calenda ha pubblicato una di queste lettere. Calenda lo ha fatto nel suo profilo Twitter. E tra l'altro la cosa non sembra essere stata molto saggia da parte del Codacons, perché fino a un anno e mezzo fa il Codacons accusava Calenda di essere tutt'altro che trasparente nei finanziamenti per la campagna elettorale. Quindi, in pratica, sembra che il Codacons scenda in campo proprio per il potere fine a se stesso. Che cosa chiede il Codacons a Calenda, ma non è detto che non lo chieda anche ad altri candidati per dare il suo appoggio? Chiede semplicemente che venga istituito un assessorato per il consumo nel comune di Roma e che questa nuova poltroncina, appena costruita e messa insieme, venga data a una persona che il Codacons si riserva di nominare in un secondo tempo. Molti di voi hanno chiesto: ma è legale questa cosa qui? Allora, facciamo un pochino d'ordine. In primo luogo dovremmo stabilire se questa comunicazione trasmessa a Calenda sia vera oppure no. Vi faccio notare un paio di dettagli. Prima di tutto, la firma in calce al foglio non è equilibrata e tarata, sembra essere stata apposta prima e non è una firma vera e propria, è più uno scarabocchio. Quindi non c'è la certezza che venga dal presidente del Codacons. Peraltro faccio notare che il nominativo a cui dovrebbe corrispondere la firma non è quello dell'avvocato Rienzi, ma è quello di un suo collega che effettivamente opera all'interno del Codacons, ma non mi risulta che sia il presidente. Il sito del Codacons, peraltro, è aggiornato un tanto al chilo. E non è possibile stabilire se effettivamente questa persona di cui dovrebbe risultare la firma è il presidente effettivo o meno. C'è poi un altro aspetto. Se controlliamo il testo, notiamo che l'autore ha sbagliato a scrivere la parola Codacons. Infatti ha scritto Codscons, segno che non ha neanche ricontrollato la lettera. Lettera che infine sembra impaginata un tanto al chilo, in maniera molto approssimativa e con una grafica che risalirebbe a fine del secolo scorso. Per cui il primo punto da affrontare è: questa comunicazione del Codacons è reale oppure no? Se fosse reale, dovrebbero avere una bella faccia di bronzo a contattare fra gli altri proprio Calenda, perché, come ripeto, un anno fa lamentavano che Calenda avesse dei fondi non trasparenti. E quindi cosa fai? Fai squadra con qualcuno che ha fonti di finanziamento ignote? Io sinceramente non lo troverei il caso e non proporrei neanche un'alleanza a una persona che non ritengo degna di fiducia. Poi magari qualcosa è cambiato, i finanziamenti di Calenda sono passati da ignoti a noti e il Codacons ha chiesto scusa e noi non lo sappiamo. Ma visto il trattamento che ha riservato Calenda a questa associazione di consumatori, io credo di no, non hanno mai fatto pace. Se no, non li avrebbe esposti. Termine derivante dall'inglese to exposure e che in italiano si definirebbe come lias beep, proprio per bene. Veniamo poi all'aspetto giuridico. A dando per ammesso e non concesso che questa comunicazione sia reale, è lecito promettere l'appoggio a qualcuno in cambio dei voti? Veniamo poi all'aspetto giuridico. Dando per concesso, ma non ammesso, che questa comunicazione sia originale e sia da imputare al Codacons,
Molti hanno chiesto: ma avvocato, è legale promettere voti in cambio di una cadrega da assessore? La risposta è sì, certo che è legale, anzi è proprio il sale della politica. Voi vi state riferendo al voto di scambio, ovvero il politico promette di fare qualcosa e il cittadino o l'influencer di turno gli garantisce l'appoggio, facendolo vincere. Questa è politica normalissima. Dipende in realtà da cosa promette il politico per ottenere quei voti. Il politico può prometterti, per esempio, di trasformare un terreno da agricolo a industriale o edificabile comunque. Può anche fare l'opposto, può ipoteticamente promettere che determinati terreni, a oggi edificabili, diventino agricoli e restino tali per i prossimi 5 anni. Decrescita felice. Ovvio che in questi casi c'è qualcuno che ci guadagna e qualcuno che ci perde, ma il guadagno in questo caso è lecito e quindi un accordo di questo tipo il politico lo può fare. Si chiama programma elettorale. Il candidato sindaco, quando decide di correre e si candida effettivamente, stende un programma politico che per l'appunto è il programma elettorale, dove spiega a linee più o meno grossolane o dettagliate che cosa vuole fare per la città. E quello è l'impegno che assume soltanto sull'onore lui e la maggioranza nel caso in cui vengano eletti. C'è poi naturalmente anche un voto di scambio illegale, quello in pratica in cui prometti a qualcuno di far assumere Tizio, Caio e Sempronio in comune, bypassando i concorsi che andrebbero fatti o truccandone i risultati. Questo è invece chiaramente illegale. In Italia vigono queste regole qui. Quindi, se il Codacons dice ti appoggio, ma in cambio mi dai una cadrega come assessore al consumo, questo accordo è tendenzialmente lecito, anzi, quasi sicuramente lo è. Addirittura vi segnalo che esistono partiti, liste civiche, che questi accordi li mettono per iscritto e qualche volta li fanno anche autenticare a un notaio, tanto per indicare quanto sia comune questo tipo di azione. Naturalmente in Italia non tutti gli accordi sono leciti. Un voto di scambio può essere illegale, a parte il caso in cui si promette naturalmente un'utilità che legale non è e che quindi costituisce reato di per sé. Il voto di scambio è illegale quando si prendono accordi con persone iscritte ad associazioni criminali di stampo mafioso. In quel caso il voto di scambio è illegale. Non è una cosa facilissima da capire. In un paese piccolo di 3.000, 5.000, 10.000 anime, forse questo tipo di scambio di voto lo puoi identificare perché la città è piccola e si conoscono tutti. In città più grandi come Milano, Roma, ma anche città di medie dimensioni sui 30.000, 60.000 abitanti, diventa invece molto più difficile controllare con chi stai facendo gli accordi. Perché esistono dei criminali che sono noti e stranoti, ma esistono anche tanti criminali affiliati di minor rilievo che possono passare inosservati a te o ai tuoi supporter. Insomma, la situazione è un pochino più complicata, ma naturalmente stiamo parlando di ben altro tipo di supporter, non certamente del Codacons, che è un'associazione che ha un suo perché. Soprattutto quando devi fare dei video e parlare di Fedez o di Calenda, ma che di fatto non ha questo grande potere coercitivo. E soprattutto non è strutturata come è strutturata una famiglia mafiosa o un'ndrina, per intendere. Poi, naturalmente, resta un'ultima valutazione. Ma chi volete che faccia accordi con il Codacons? Quanti voti potrà mai spostare il Codacons? Un accordo con il Codacons ha senso farlo nel caso in cui il presidente del Codacons abiti in una cittadina di 1.000-1.500 abitanti e abbia lì 30 parenti. In quel caso l'accordo potrebbe avere un suo senso, ma per la città di Roma quanti voti pensate che possa spostare il povero di Rienzi? In realtà la soluzione per Calenda dovrebbe essere diversa. Calenda dovrebbe chiamare Chiara Ferragni e chiedere il suo appoggio. Chiara Ferragni è un'influencer grandissima e non sapete quante persone ha già fatto vincere. E ha fatto vincere un mucchio di persone a Sanremo e in competizioni internazionali. Chiara Ferragni, se non sbaglio, ha 24 milioni di follower.
Sicuramente a Roma qualche decina di migliaia di voti te li sposta. Se proprio proprio devi creare un assessorato, lo crei alla moda e lo proponi a lei o a sua moglie, cioè a Fedez. Questo almeno è il mio parere. Fatemi sapere quello che ne pensate qui sotto. Se il video vi è piaciuto, naturalmente inserite un bel pollicione in alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così sarete informati sulle prossime uscite. Grazie di tutto e a presto.